Vabbè, allora. Ezio! Qui! Sono qui! Qui! Sono qui! Grazie, Ezio. Mi hai salvato la vita. Ho fatto quel che occorreva. Tu avresti fatto altrettanto. Ne dubito. Il valore non è il mio forte. Ti sono debitore, amico. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! Quello è il traghetto. Venezia ci aspetta. Il lasciapassare? Di che parlate? Non hai un lasciapassare? Non si entra a Venezia senza lasciapassare. Chi va invitato? Nessuno. Basta. Allora niente da fare. Tranquillo, Leonardo. Mi inventerò qualcosa. Non statevene lì impalate! Mi serve aiuto! Madonna. Oh, siete carino. Le donne vi apprezzeranno. Non cercavo di far colpo. Solo di aiutare qualcuno in difficoltà. Esattamente il motivo per cui fate colpo. E voi siete messer... Auditore, ma vi prego, chiamatemi Ezio. E tu, Caterina. Ora, Ezio... ti meriti una giusta ricompensa. Hai qualche suggerimento? Forse c'è qualcosa che potresti fare per me. Sono tutto orecchi. Sì, signora. Come volete, signora. Non ti darà più disturbo. Ho provveduto io. Grazie, Caterina. Forse ci incontreremo ancora. Se mai dovessi trovarti a Forlì, sarebbe un piacere porgerti il benvenuto. Non vedo l'ora di godere della tua ospitalità. Vi prego di accettare le mie umili scuse, signore. Se avessi saputo... Non datevi pena, amico. Sta attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito, il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Il mio tipo di donna, insomma.
Va tutto bene? Va benissimo. Fai progressi straordinari. Straordinari è un parolone. Allora, perché ci fermiamo? L'esposizione prolungata all'Animus può avere... effetti collaterali. Magnifico. Non c'è da preoccuparsi. Non hai mostrato nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Decadimento cognitivo, allucinazioni temporali, problemi di consapevolezza multipla, realtà sovrapposte, cose così. Quindi mi state dicendo che... Stiamo dicendo, Desmond, che se non stai attento potresti fare a meno dell'Animus per incontrare i tuoi antenati. Il che non sarebbe un male, sempre che fossi in grado di controllarlo. Finora, però, nessuno ci è riuscito. Il soggetto 16. Abbiamo delle protezioni. E loro l'hanno tenuto nell'Animus per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque, vorrei controllare la tua retenzione dell'abilità, vedere se hai assorbito qualcosa da Ezio. Io ci sto. Bene. Raggiungimi di sotto quando vuoi. Allora, qual è il piano? Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Andiamo. Quelli dell'Abstergo sono là fuori che ci stanno cercando. Sono meglio finanziati ed equipaggiati, perciò prima o poi ci troveranno. Dobbiamo essere pronti per quando sarà il momento. Voglio che attivi il sistema difensivo del magazzino. Come arrivare ai sensori è affar tuo. Oh, dai, nemmeno un indizio. Apri gli occhi, Desmond. Laggiù! Là, là! Lucy, vedo delle cose. Le allucinazioni durano più di 30 secondi? No. Allora non c'è di che preoccuparsi. Allora, come vado? Sei riuscito ad assorbire tutte le capacità di Ezio. Il tasso di acquisizione è fantastico. Un paio di giorni e avremo finito. Ok, adesso dimmi, perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevo tornare a impersonare Altair. Seguirlo nei suoi primi anni. Tutto è iniziato col 16. Ah, il buon vecchio soggetto 16. Mi ha ritinteggiato la stanza. Col suo sangue. Avevo esaminato il suo incartamento. Vidic aveva evidenziato un paio di sessioni dell'Animus. Un gruppo di antenati diversi, date e luoghi differenti. L'antica Africa, il Medio Oriente. Ma verso la fine divenne ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Mancano alcune delle sue ultime sessioni dell'Animus. E le sessioni che ci sono... Dopo tutto quello che i Templari gli hanno fatto. Dopo tutto quello che io gli ho fatto. È tutto confuso. Se non avessimo forzato la mano con 16 avremmo già le risposte. E forse lui sarebbe ancora vivo. Quindi cercate sia il codice che la cripta. Sapevo che avevi un antenato in Italia che era al centro di tutto questo. Oh! Va bene, penso che per oggi basti. Dovresti riposarti un po'. Lucy, quel che è successo al 16 non è colpa tua. Eri una prigioniera tanto quanto me. Grazie. Buonanotte, Desmond. È bello averti qui.
succede? Dove sono? È Acre. È Altair. Come diavolo? Non sono neanche nell'Animus. Devo essere svenuto. Ho fatto un sogno strano. Era un bel pezzo che non dormivo. La cosa non dovrebbe sorprendermi. È la donna di Acre. Come si chiamava? Maria, sì. Chissà che cosa vuole da lei. Però, questo non me l'aspettavo. Seguo Altair. Sono bloccato qui con Maria. Oh, cazzo. Significa che... questo è un sogno assurdo. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci stavamo. Ehi, stai bene? Sì, sì, tutto bene. Strani sogni, tutto qui. Va bene. Lascio che ti prepari. A dopo. Ah, gentile unirti a noi. Scusate, nottataccia. Che professionista e che approccio professionale. Lascialo in pace. Oh, scusa tanto se richiamo qualcuno al proprio dovere. Segni di follia? Sean, per favore. Va bene,